Ci è voluto un po', ma finalmente ce l'ho fatta. Ciao ragazzi, mi sono messo a fare sapete chi sono. Allora, finalmente ho cercato il DNA del ceratosauro. Finalmente lo ritrovo, finalmente l'ho ritrovato. Si è rifatto finalmente un nuovo dinosauro. Finalmente il ceratosaurus torna. Questo parco diventa più grande che mai. Windows. Dove lo mettiamo? Ho un'idea dove metterlo. No. Sotto l'albero, così. Già. E poi una domanda da farmi. Ma se alcuni dinosauri che arrivano qua e che sono abituati al territorio della stagione 1, non è che succede che questi si scappano dalle gabbie? Ah no, aspetta, loro scappavano off camera loro scappavano off camera. Vuol dire che loro proprio allora vuol dire che volevano erba. Mamma mia. Prima regola di Jurassic World, mai mettere i dinosauri, mettere sempre dove c'è l'erba. Soprattutto se c'è erbetta. Soprattutto erba fresca. E così. Più erba fresca, dinosauri felici. Ma comunque la prendiamo la chance, perché adesso noi dovremmo liberare un bellissimo cerato. Un bellissimo ceratosauro del Cretaceo. Della preistoria, come cavolo. Non so nemmeno di cos'è. La preistoria. Ma comunque un ceratosauro. Io non so, vabbè, un ceratosauro. Sì. Perfetto. Ok. Appena quanto qua si rompe. Non si è rotto. Impossible. Che è successo? Perché sento il dio? Perché sento il dilofosauro che faceva la cresta? Dio, non direi che stia incavolando. Chissà cosa ho fatto con un fratello, vero? Non mi dico cosa ha fatto il suo fratello. Ammazzato. Bello ceratosauro. Siete pronti? Il ceratosauro è pronto. Cerato. Italiani se vesti. Il cornuto, metacornuto del giurassico, e tu sei, perché tu sei un grandissimo cornuto. Ma cioè, allora, a me mi sembra una sorta di fusione tra il sinoceratops, che prende solamente da un metatesta, e il T-Rex. Davvero, dov'è il nostro carissimo? Dilo, non provare più a fare il brutto schifo. Ciao Dino.
quindi. Qui mettiamo un bel dipinto per far capire che dinosauro è questo. No, che è forse un altro questo. Ma comunque. Qui c'è questo piccolo acquario che non solo non lo guarda nessuno, nemmeno uno spettatore a guardarlo. Sapete quanti ne vengono qua a fare che si fermano qua? Zero. In effetti, perché si fermano se poi non c'è nemmeno un dinosauro? Che muoiono sempre? Non capisco che male c'hanno questi dinosauri che stanno qua. Che cerco di mettere. Aspetta, aspetta. Ma abbiamo il Coelacanthus. Ma quanto tempo, piccolo koala. Coelacanthus. Qua abbiamo un bellissimo stegosauro che... Qua abbiamo uno stegosauro, uno. Un triceratops. Potremmo metterne due triceratops. Uno non è che tanto mi ispira, sapete. Quindi Vi ricordate che nella vecchia stagione ce n'erano più di uno, magari. Quindi ne mettiamo più di uno. Stego, Spinus. Due stegosauri e due cosi. Tanto su Comimus due no, perché tanto si ammazzano. Poi la vicenda per colpa di fame, l'Indominus, tanto come abbiamo imparato dal film, mai metterlo col fratello, perché tanto se lo mangia. Mamma mia, sto T-Rex mi fa... Cioè, perché poi la cosa che mi farà più paura è che arriva per primo qua nel parco è che lui passa, e essendo che guarda il cellulare, vabbè, va bene, ma appena vede una zampa e non legge la scritta, guarda in alto, si spaventa, perché primo vede il T-Rex che c'è in testa una mano di cosa? Non voglio dirlo. Dinosauro erbivoro, tipo gli erbivori sono gli unici dinosauri che mangiano sempre. Anche loro hanno una vita. Sì, deve essere. Comunque, come vedete, ho pure montato il coso del brachiosauro, finalmente un nuovo fossile, perché dinosauro, manco un fossile. Speriamo che nessun scienziato poi viene qua. E poi dovrei mettere gli scienziati dove affidarmi. Perché io sto continuando in realtà a prendere un pochino anche di dinosauri che erano nella vecchia stagione. Esattamente, spinosauro, no, che l'abbiamo fatto. Spinosauro. Mi chiede lo spinosauro, La cosa la facciamo che esce fuori, dai. Sulla cosa la facciamo che esce fuori, la facciamo. Aspettate che sto un attimo sbagliando. Perfetto. Guarda qua, che bellezza. È giusto per fare un pochino di splendore. Dai, su, dov'è con cimorgano? Spagna rossa. Bambù. Il bambù è fondamentale. Di bambù, anche poi non può crescere più di tanto, perché tanto se cresce poi si rompe. Metto un po' di bambù in giro per il no, ok, bambù forse ce n'è già. Gigantosauro, fai che non sei morto di vecchiaia. Gigantosauro, che fai? Ah, ormai pure se su quest'albero si può vedere il mosasauro che ha aperto la bocca.
Però come scodinzola, finalmente abbiamo un nuovo mosasauro. Non più com'è, perché prima, come vedete, come ricordate, il mosasauro stava in un mare, in un oceano, cioè stava nell'oceano. Stava nell'oceano. E noi per farlo, per andarlo a vedere, dovevamo andare con la barca. Invece no. Qua un bel recinto, c'è un bel recinto. Dove può muoversi, può fare, può mangiare. Vedete che sta mangiando. Vedete che mangia. Io ho messo la carcassa di pesce. Ninna nanna ninna. Oh, questo piccolo. Vabbè, ormai si rinuncia, tanto non la voglio manco sentire la mia ninna nanna. Così. Comero, levati. Immaginate un giorno cresce una pianta per soldi. Oh sì, ragazzi, devo dire una cosa. I nostri scienziati un giorno, mentre stavamo andando, guarda che bello sto triceratopo, dice, con uno così, ma aspetta, sono maschio o femmina? Ma sono tutte due femmine o uno maschio e uno femmina? Oh, è tutto più maschio, perché no, credo che siano femmine. Come abbiamo visto al Jurassic Park, tutti i femmini sono già al Jurassic World, no? Tutti femmini. Quella Cantus. Ah, adesso chi. Voglio vedere chi è che non viene a. Aspettate un attimo. Ti spiego, sai, stanno facendo un rumore. Mio, ma ancora l'umonosaurus, che come vedete la prima gabbia che ho fatto per l'umonosaurus è stato uno schifo, perché dovete vedere dov'è, è una pozzanghera, c'è sta roba, eccola, e qua dentro non c'è niente, acqua preistorica, quella è acqua preistorica. Ma perché c'è quel pan, cioè quelli sono i nostri due ospiti. Passa di lofo, salto adesso che ma speriamo che non ammazzi quella Cantus. Ma non li mangi, ma credo di no, danno due pesci. Non li mangi, vero? No, non mi sembra interessato. Non mi sembra che interessa a loro. Stai cosa? Ceratosauro, Baryonyx, Baryonyx, che cosa stai guardando? Baryonyx, vediamo dove c'è la sguardo. Ah, è contro il ceratosauro. Si vede, guardate come lo guarda. Ma io l'ho dato da mangiare a lui. Sì. Ah, pescivo. Poi lui che è pescivo. Ve l'ho detto poi che. Vediamo se mangia. Sì, ecco. Sì, sta mangiando. Ah, ragazzi, che bello. Il dinosauro è proprio uno spettacolo. Ah, quanto sono affascinanti. Creature della preistoria. Comunque. Quella canzone, tu non mangerai nessun dinosauro. Qua abbiamo i nostri due triceratopi con i nostri due stegosauri. Il nostro suco Mimus che ruggisce sempre. Non so se perché c'è la posta, comunque la possiamo mettere due. Comunque, ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Lasciate like, iscrivetevi, non prendete nessuno. E ci vediamo. Ciao!